Voglio vedere se il problema è il fatto che il gruppo è fatto prima dell'inizio della trasmissione. Mi segui? Aspetta un secondo. Parlate? Magari Si sente, non si inserisci sente, l'audio. si sente, non si sente. Perfetto. L'ho inserito. Il mio si sente bene. Gruppo di Roberto, test audio. Perfetto. Perfetto, Ottimo. ragazzi. Io ho messo già Quando vuoi. assisti, possiamo partire. Ok. Benvenuti e buonasera, stasera con il gruppo degli OHR siamo a Monza insieme a Ronald e Stefork. Buonasera. Buonasera. Allora, che cosa possiamo dire di questa... Siamo a Monza, sì. Che cosa possiamo Monza, dire di sì. questa serata? Motore, motore, tanto motore. Non abbiamo di che altro preoccuparci. Beh, intanto abbiamo la classifica sotto mano e vediamo che Sì. Michael Pink in prima posizione su 83 punti. Poi abbiamo Warrior 75, Macross 73, Zaffo 63. Poi Spanico è il primo senza penalità con 61, Signo 59 e via dicendo tutti gli altri. Giusto per citare Quindi le Michael fasi Pink ha calde. preso la testa della classifica. Ho appena Eh sì, eh. visto un ale con una Formula 1 con 8,3 di velocità, mentre tutti gli altri si fermano sul 7,5, 7,6. Ma aspetta, qua abbiamo una Ferrari F50. Ah, vabbè, questo è Ronald che non parteciperà. Però vedo tutti sul 7,5, 7,6. Tranne il nostro Haller, Renovated Eh sì, eh. Ale, Che che ha un 8,3. Quindi fa paura. Fa non è poco. abbastanza paura. Quasi un 720. punto in più degli altri. Un punto pieno, A non Monza. uno 0-1. Sì, appunto. No, A meno punto che. pieno no. Sì, il 8,3 o discorso è che. 7,6. Però Vabbè, la mezzo ha differenza anche la 7,2 fa. di frenata, eh. Quindi qualche decimino in meno di frenata ce l'ha. È ovvio che un punto pieno di velocità, insomma, è tantissimo. Oddio, rispetto alla Elisa, mezzo punto di maneggevolezza, per dire, in meno. Anzi, in più, scusate, in In più. più, in più. È la Elisa, Sì. è Ripeto, la... se io diciamo... avessi dovuto fare questo torneo, molto probabilmente anche figlio del fatto che c'è la frizione, Il diciamo, cambio c'è senza il frizione. cambio Cambio manuale manuale senza senza frizione. frizione, mi sarei proprio buttato sulla McLaren, devo essere sincero. L'avevo consigliato a Zaffo, che lui ovviamente no, io voglio la Cerbera. Quindi vabbè. Rinnoviti Dale non avrà neanche penalità, comunque. Che qua Eh sì. vabbè, sono un po' relative perché non è una pista da E curva, poi ma... comunque a 3 punti di Oh, P comunque... poteva mettere qualcosina in più con quei 3 punti di P da giocarsi, eh. Ridiamo e scherziamo, lì ci sono 3 punti di P che potevano essere sfruttati anche meglio. Beh, cosa possiamo dire sulla pista, a parte i rettilinei? Che sicuramente non pioverà. Che sicuramente Forse non era. possiamo dire che essendo... Vabbè. Cosa? Dicevi? No, stavo dicendo, forse possiamo dire che forse non pioverà, forse possiamo dire che non ci correrà in notturna. Stavo sparando due cazzate, comunque. No, essendo Monza, probabilmente vedremo molto miglioramento man mano che
i giri vanno avanti, per cui il serbatoio si alleggerisce, la gomma non avrà chissà quale degrado, probabilmente. Secondo me Dici di proprio no? per l'alta velocità e le forti staccate vedremo delle gomme che soffriranno tanto. Beh, però sai, solo Anche in staccata, non ci sono delle curve da lascia chissà stare che quale sforzo. il rollio della velocità, vedi che certe volte consuma molto di più le gomme. Per esempio, Sì. l'altra volta leggevo che quando hanno fatto il test della Bugatti, che fa i 4,60 km all'ora, non mi ricordo, le hanno dovuto fare delle gomme apposta perché a quella velocità i Ah, copertoni sì. durano 3 minuti, 3 minuti per quanto era attrito con l'asfalto. Quindi non bisogna Sì. pensare che il fatto che sia solo rettilineo le gomme, poi certo bisogna pensare anche alla fisica del gioco come ragiona. Comunque stiamo Vabbè, partendo, certo. ragazzi. Stiamo partendo. Stiamo partendo. Sì, stiamo Vediamo un po'. partendo. Dove vi mettete? Io mi Io metto sono sul sul Michael divano. Pink. Beh, grazie. Non sei in piedi. Allora, aspetta che mi metti in piedi e mi fumo pure una sigaretta, così la smetti di parlare. Vedi che devi Piedi sul sempre dire divano. qualcosa. Tutti in piedi sul divano. No, no, che poi mi si rompe e devo andarlo a comprare nuovo. Anzi, vedi che cosa mi hai ricordato? Guarda le faccende di casa in diretta streaming. Oggi Rientriamo lo manca ancora stemma. la curva, Ah però no, dorso sarà c'è. interessante, eh. È tornato Scusate. dorso che mancava da un po' di gare. Io mi sto rientrando lo stendino, guardate. Il gesto tecnico. Mi dispiace che non potete apprezzare il gesto tecnico. Lo stendino che viene rientrato. Richiudiamo la finestra. Ma è successo qualcosa? Perché. Ok. Stanno partendo. Finalmente sta partendo la stanza. Ci siamo. Allora, io sono un attimo Partiti. sul Bergamo Box. È stato subito soppassato da Cerbero subito Feseret. perde, sul rettilineo. Ahiaiai. Il delirio alla prima staccata, ce l'aspettavamo. Come Sefirot, si è prevedibile. rigirato. Mamma mia, Il ragazzi, signo, guarda Spanico. signo. Aspetta un secondo. Ma noi Era Spanico, Signo? era rosa, giusto? No, no, era Era Ispanico, era Ispanico, Ispanico, era Ispanico. li ho confusi. Bergamo Ma sulla ghiaia, sbaglio, era intanto. sopra un'altra macchina. Mi sono buttato di nuovo su Sefirot. Qualcuno fuori, Bergamo Box. Sì, Bergamo, Partito Bergamo. alla grande Michael Pink, è già ottavo, Sto c'è guardando un Milis attimo. Wine Anche e Zaffo. Zaffo, Primo e anche secondi, eh. Ma che cavolo è Anche successo? Zaffo Qualcuno ha quarto, eh. tagliato completamente la chicane. Ho visto qualcuno che ha tagliato completamente la Vediamo chicane. cosa succede. Zaffo da tredicesimo a quarto Zaffo subito, quarto con il davanti distrutto. Sarà successo qualcosa di eh. Potete controllare un abbastanza attimo la netto. telemetria di Zaffo per guardare se ha Sì, distrutto? ci No, io penso lo io. vedo completamente integro. Non ha Ah, danni. integro? Ah, io vedo il davanti spaccato, però magari Comunque, sono. dai Sì, un po' sì. una Un po' controllata la piegato, però. No, telemetria no, per vedere è se c'è integro. danno. Ah, perfetto, No, non ha danno qua, danno, non ha Zaffo. danno. Però vado fuori Perfetto, adesso. l'importante è questo. Sefirot, mi sa che stasera ha Ok. problemi. Allora, facciamo un attimo una cosa. Bisogna Vediamo se Ispanico giocatore. ha subito danni. Ispanico c'ha un 4% Beh, gli sono motore. andati addosso, l'hanno fatto saltare. No, Beh, abbiamo 3%, Milis scusate, era un Wine bug. primo dopo il primo giro e dorso secondo in Dorso scia. secondo, se si è in Ispanico scia, entra. credo che lo. No, Ispanico, pensavo che Ale, facesse. Macros e Signo ai box e anche Gemello. Intanto sono un attimo sul dorso che è praticamente incollato a Mili che ha messo anche due gomme fuori. A parte quella cosa, è stata una partenza abbastanza normale, Sì, vabbè, ma Monza. Monza ha parte questa quel cosa casino. che alla prima curva, anche perché sono due. Più che una chicane sono quasi due tornantini, uno dietro l'altro. E sono due corsie. E sono stretti, quindi.
Diciamo che sembra un pochettino quelle deviazioni strambe che ti trovi in autostrada. Quando ti dicono di passare nelle altre carreggiate. C'è Warrior che si avvicina a Dark. Mentre Mini sta prendendo un pochettino il largo, come non detto, appena l'ho detto ha No, secondo me recuperato Dorso subito l'utility. sta studiando la situazione per passarlo nel Secondo modo più pulito me gli tira possibile e la non prendere staccata penalità. adesso. Secondo me gli tira la staccata adesso. Warrior su Dark. Settima posizione. Guarda, adesso si porta a 2 decimi. Adesso sul rettilineo si avvicina. Secondo me arriverà forse ad affiancarsi. Stessa macchina. No. Devi Michael uscire. Finchezza comunque ha fatto una bella Dorso tira partenza. la staccata e forse passa avanti. Sì. Dorso si mette davanti a Michael Pink. A Millie Swain. No! Lo tocca! Ispanico Rischia sul di farlo gemello. originare. Ok, Millie correttamente lascia di andare davanti a Dorso e si mette dietro. Nel frattempo io mi Intanto Zaffo si sposterei. avvicina a Yuri. Sì, lo vedo che a mezzo secondo mi sposto su di lui. Guarda, vedere due Cerbera qui. Aspetta, la gara è ancora lunga. Se Ma in realtà ho c'è rotta ha sentito fatto la sosta. E Zaffo questi giorni e mi ha detto che era abbastanza fiducioso. Attenzione, errore di Yuri Yuri, passano esce fuori Zaffo e e stavo Michael per Pink. rientrare davanti a me col Pink. Mentre mi sa che Emilia ha continuato a fare errori. No, è che Zaff è terzo. E sta raggiungendo i primi due. Sì, perché era quarto, terzo, secondo. Dorso, cosa è successo che No, Dorso ha tirato la staccata Mili la si è prima. Eh attaccato di nuovo? sì, ho Ma Mili visto si è che si. attaccato di nuovo a Dorso ora. All'uscita dell'Ascari era incollato al paraurti praticamente. Sì. Io sono soltanto curioso di vedere Mili quanto. Solo mezzo secondo, io ho visto Mini uscire tanto, ma forse è stata un'impressione mia. Io credo che adesso Zaffo subirà il sorpasso, lo sta subendo, riesce a staccare più Michael forte Pink, eh. e rimane davanti, Resiste, mentre Mini ha resiste. sbagliato. Zaffo mi sa che non è riuscito ad aprire bene perché è salito troppo sui Sechenov distensori. su Renovated Un attimo che Ale. Con la arrivo. traiettoria interna magari per non chiudere l'avversario, poi all'esterno non ha riaperto subito. Sincerotti mi sa che stasera ha un bel po' di problemi. Comunque al contrario, che casino che è successo. Sechenov ha chiuso troppo presto. Al contrario di quello che abbiamo detto prima, vedo a Aspetta che Renovated c'è un Ale casino un di po' lag, forse lento. Sincerotti è caduto. Sì, Sejerot è È caduto. È caduto caduto. Sechenov. Vedevo Sechenov molto più veloce di Renovated Ale sul dritto, e invece Ale non riusciva a ricucire sul gemello, che ha una Porsche. Per cui, boh, forse quella statistica inganna un po'. Non mi sembra veloce sul dritto, non so voi se avete notato. Forse in realtà è soltanto perché la McLaren di Guarda, stock ha delle guarda come marce molto perde. lunghe. E quindi ti dà No, una velocità finale infatti molto più alta. In perde realtà in realtà sul dritto. non ha tutta questa competitività. Perché poi bisogna ricordarsi che soprattutto il valore velocità finale non è una velocità finale reale, ma è in base anche secondo me a come sono regolate le marce stock della macchina. Quindi magari una Ah beh, macchina certo. che ha molto meno potenza, se ha delle marce comunque impostate lunghe, il gioco ti mette pure che ti fai 400 all'ora, insomma. Però è Abbastanza. teorica, non è nulla di sfruttabile. Intanto Zaffo è rientrata in box. Ritorniamo davanti alla ricerca di un derby. E trovo Yuri Lux dietro a Michael Pink a mezzo secondo. Ma questo perché secondo me Michael Pink l'ha sorpassato da poco a Yuri. E quindi vediamo anche Millie Swain che si sta avvicinando. Zaffo rientra dietro Signo.
Mili mi fa un taglione e passa sorpasso davanti di a Yuri. cattiveria, Mili. Sì, però l'ho visto passare sopra i cordoli. L'ho visto anch'io. Intendevo quello con cattiveria. Ci può anche Abbiamo qualche stare, però. riferimento sui tempi qua? Riferimento sui tempi, lascio la parola a Ronald, che è sempre lui quello più attento. Io. No, dico, Ma Zaffo ti ha detto mi... qualcosa sui tempi? Io No, però penso siamo vedo lì dei sul 42 bassi. 41. Sì. Ah, ok. Per ora il migliore è il 41,8 di Signo. Che forse è il tempo pulito. Probabilmente Questo si scenderà. 42-0 di Ispanico. Sì, sicuro. Adesso stanno tutti un po' battagliando ancora, eh. Intanto Ispanico, Però c'è nonostante Mili. l'incidente, è attaccato a Zafo, che era partito benissimo. È strana questa cosa, forse Zafo ha fatto qualche errore, ma è ora, è uscito troppo largo, Mamma fuori mia, errore di all'esterno della Mili. Io Scari è passato Ispanico. qua davanti sto vedendo. No, comunque Mili Che veramente casino, non no. sta guardando Mili è rientrato niente. su Yuri. E Mili è infatti no, rientrato non su guarda Yuri. niente. Non è la prima volta che lo vedo così. O è incarognito, è successo qualcosa che non abbiamo visto, Eh sì, o Mini probabilmente. stasera No, è magari si è un abbastanza. po' È deconcentrato. appunto. Ora fa un altro taglio. Yuri O non anche sta. ha Yuri lo segue. provato abbastanza. Sì, perché mi Intanto sembra Gemello ha strano superato che il arrivi in primo box. box. Perché infatti l'ho detto, secondo me o è successo qualcosa o non è concentrato, perché non è sua abitudine essere No, così. sta sporcando molto anche. Lo vedo molto all'arrembaggio questa sera. E sta proprio saltando sopra i cordoli. Ho preso un altro secondo qua. Io qui vedo comunque Dorso che ne approfitta e va via. Però Michael Pink è lì Mi sposto un dietro. attimo su Warrior che sembra vicino ad Alex Kutz. Sembrava. Tutti Poi mi sa abbastanza che no. distanti, comunque. Aiaiai, che scalata. C'è Dorso che ha fatto una scalata terrificante. Michael Ping si Guardato è i portato danni, in non ha seconda fatto danni. posizione, ha fatto un recupero, una scalata veramente impressionante. Vorrei sapere su per giù in quanto gira Michael Ping, perché veramente credo che ne Guardando abbia Yuri è entrata ai 4 adesso. box. Dorso Passa 41,7. Signo. Ispanico 41,8 ancora. Oh, ma Zaffo molto in Torno su ritardo. Warrior che è a mezzo secondo da Alex Kutz. Si è Da distaccato Alex. molto da Ispanico Zaffo. Sta girando molto più lento, 43,3. Quindi problemi per Zaff. Ispanico è il secondo più veloce in pista, 41,8. Peccato. E vabbè. Io sono curioso di capire come hanno studiato il movimento della marmitta nell'aggiornamento di Forza Motorsport 7. Perché io vedo le macchine ferme che vanno dritte a ste marmitte che fanno destra e sinistra. Sì. Abbiamo Alex e Macross, gli unici due senza penalità al momento. Sappiamo che se riesci a tenerti pulito, anche che arrivi dietro, poi alla fine paga.
che motore la Elise. Attenzione Warrior su Alex per la terza posizione. Sì, ma la Cerbera stacca alla roggia molto dopo rispetto alle altre. Qui poi questo paio di curve possono aiutarlo a prendere un po' di vantaggio. Adesso dopo la prossima curva vedrai che Warrior si rifarà. Beh, Warrior ha la penalità, quindi c'è l'handicap all'aderenza, quindi sì, improbabile che possa staccare meglio di Alex che non ha handicap. Metti una Cerbera che è già un anteriore più piazzato rispetto alle altre, mettici Warrior che ha l'handicap giustamente. Aia, perde un po' il posteriore. Comunque Dorso continua a guadagnare su Michael Pig che rispetto al giro precedente ha messo un secondo e due di distacco. Dorso ha un ottimo passo, guadagna 3-4 decimi al giro su Michael Pink, che comunque ha la penalità. In questo giro ne ha preso tanto Billy sui spalle. Alex uno box. Mezzo, uno e due. Yuri su Mili, lo tampona. Sì, ho visto che l'ha appena bussato. Anche me l'ho portato su Mili per guardare l'attacco su ispanico. E ho visto la bussata in diretta. Un errore sia da parte di Ispanico che sia da parte di Mili. Stavi dicendo Stefano? Sembra che Zaffo si stia piano piano riavvicinando al gruppetto con Yuri e Mili. Avrà avuto magari un attimo di perdita di concentrazione a causa del Alex pit stop. Esce proprio davanti a Zaffo. Proprio davanti a Zaffo e forse gli farà. Ora c'è un trenino di 5 macchine. E mi metto su Macross che è proprio l'ultimo delle 5 macchine. Anzi, mi porto su Zaffo che è attaccato da Alex. Alex ha la gomma fredda ora, però di certo non gliela lascerà facile. Vabbè, fa attenzione. Nonostante l'handicap, Zaffo stacca quasi nello stesso punto. Sì, ma Alex ha la gomma fredda, abbiamo appena detto. E allora, che dobbiamo dire? Ma secondo me si sente poco. Ora sarà già calda adesso. Già fatto un po' di curve, secondo me è già. Dorso 42-0, Michael Pink 43-0. In sto giro un secondo Dorso su Michael Pink. E Signo 41-7 ancora. Quindi Signo è il più veloce ma è dietro. E Dorso va via da Michael Pink. Io mi riporto su un Mili che è attaccato a Ispanico di nuovo. Zaffo ha quasi 5 secondi di penalità. Vabbè, ma lo sappiamo che Zaffo è uno dei... Darti intanto i box. Daniele, non sei in pista questa sera? Quella. Non facciamo troppo spam qua. Tomilio ormai Daniele non ha inserito l'audio nel Daniele, stiamo ok, a dopo. Ciao Daniele. A dopo, ciao. E allora Ispanico si difende bene però infernata. Mili, io sto vedendo che Mili tagliato. Comunque fa, appunto, fa fatica a restare in pista. Non riesce a restare in pista. Avrà fatto Signo 41-4, c'era sfuggito ragazzi, 41-4. Io secondo me Mili ha fatto qualche corso con qualche guru. Qualche corso speciale di perfezionamento. Sì. Ma Dorso ancora non ha fatto sosta, è vero? Eh no. Idem Michael Pink e Warrior. Sono gli unici tre.
È interessante vedere che Signo è costantemente più veloce dei primi tre. Sarebbe interessante vedere dopo la prima sosta dei primi tre dove si trova, se è riuscito a superare uno di loro. Sarebbe Che anche ha 11 giri interessante passati. capire che fine ha fatto il mio accendino. Però, questo non penso che interessi molto a voi. Però ripeto, sarebbe interessante sapere che fine ha fatto. Mi sa che Visto che lo Ispanico ha sto fatto la cercando. sosta. L'ho visto Allora, precipitare indietro. Sì. intanto ho visto che Sì, Mili. ok. Sì, infatti. Mili è rimasto da solo, quindi cerchiamo qualche altra bagarre. C'è Zaffo, che sembra vicino, ma non è ad Alexcruz. Sembra sempre lì alla Sono fine, tutti no? ordinati Come prima. dietro. Sì, lo lascio perché sono quelli che sembrano più vicini, va. Un attimo. Sembra si siano messi d'accordo per stare tutti alla stessa distanza. Sì, vabbè, ma alla fine è un po' sempre così. Dopo i primi giri incasinati, lo sai, una volta che si trova la propria Si posizione, c'è assesta. proprio il ritmo, è difficile che ci siano scambi di posizione. A meno che non c'è Ma le un. scorse volte però erano più larghi tra loro. Ora invece sono più attaccati. Sì, Zaffo si è un po' avvicinato, comunque adesso nelle ultime curve ad Alex. Non abbastanza ad attaccarlo, ma è più vicino. Vabbè, bisogna dire anche che Monza è una pista abbastanza regolare, quindi è difficile che ci siano molte variazioni o che gli stacchi E si. Michael Pink ai box? Sbaglio? Sì. Ho visto. Eh sì, e Signo l'ha passato. Quindi il passo di Signo ha avuto ragione. Warrior fuori e passano sia Alex sia Zaffo davanti. Zaffo Ma Signo. bussa su Alex. Ah, mi sono appena passato su Signo. Quindi Dietro a Zaffo è Zaffo lì, anche eh. Macross. Ah Allora mi porto su no, c'è Macross. Warrior. C'è Warrior dietro a Zaffo. Perché è entrato anche Warrior ai box ed è uscito È dietro appena uscito dai Zaffo. box. Un'altra bussata di Zaffo che porta E bussa fuori anche traiettoria Alex. Warrior. Eh sì, Che casino. ne ha approfittato Warrior che era dietro. Ha fatto bene. Perché la bussata di Zaffo ha portato a rallentare molto le due macchine. Sì. E Troppo credo che lungo adesso. Zaffo lì, eh. Ha esagerato. Adesso Però Zaffo è Zaffo in pressato. uscita fa un po' meglio di Warrior. Cerca di stare vicino, però meno Intanto motore, abbiamo Macross che è messo e piazzato dietro Zaffo. Adesso eh. è una macchina che ha più motore rispetto a Zaffo. Zaffo non ci sta. E E intanto qua Signo dietro. continua ad essere più veloce di E io dorso. sono su Ale, che sembra che stia per sorpassare Macross. Buttati all'interno perché non c'è più spazio, no? Invece stacca prima. Ha avuto paura di portarsi all'interno. Fossi in dorso mi terrei davanti a Signo, eh. Cioè mi avvicinerei, farei la sosta e lo terrei sotto controllo. Temporaneamente è boxer Comunque c'è un dato adesso. interessante dalle telemetrie. Vedo la telemetria di Signo e vedo un consumo gomma del 28% sulla gomma e carburante al 47%, quindi gomma poco consumata e benzina molto consumata. Quindi conviene I tirini si probabilmente fanno stare sentire. fuori. Sì, dipende dal motore. Ci sono motori che consumano di più a bassi regimi, ci sono altri motori che invece. Poi dipende anche, secondo me, il torneo GM ha insegnato. Dipende anche dal numero di cilindri del motore. Stranamente in questo gioco più cilindri hai, meno consuma la macchina. È una cosa assurda, però. Macro su Renovated Ale? Sì. Parliamo della Ma posizione. Macross non era dietro Zaffo.
Ah, ho visto in Ah, è entrato ai alto box. la griglia. Sì, è entrato ai box sosta. E ha fatto la seconda sosta, quindi. Intanto Dorso si appresta al primo doppiaggio, eh. 6 decimi più lento ancora questo giro, Dorso, rispetto a Signo. Mi sono portato sul Dorso, così vediamo il primo doppiaggio. Eccolo qua. Oh, si butta fuori pur di far passare. Non posso. Ah, la Buzz Minator praticamente. Vediamo Signo nel momento in cui lo raggiungerà. Anche Ispanico, 42-0. Ha un ottimo passo anche Ispanico. Mille ora 41-9. Gemello ai box e Dark. Sì, infatti. E Ispanico. È Dark, anche. Sì. Forse non ho ancora fatto la prima sosta o sbaglio? Mi sa che non l'ha fatto. No. Continua. Qua rischia di passare dietro a Signo. Ecco, Dorso invece ha un po' più consumo di gomma. Questo è interessante. Dorso ha un 38% di consumo gomma e 52% di carburante. Quindi ha una gomma più consumata, ma ha consumato meno benzina. Ha più consumata perché comunque Signo ha fatto la prima sosta, se non sbaglio. Dorso ma l'ha fatta o al primo ma Dorso non si è fermato, e ha comunque più carburante di Signo, quindi sembra una Porsche che consuma molto poco benzina. Sì. Che magari potrebbe anche essere un difetto, nel senso che rimane un po' più pesante, no? Hai comunque due soste da fare. Sì, ma considera che se non fossero con le due soste obbligatorie, avere una macchina che consuma meno. No, certo, però dico, hai 21 giri, due soste obbligatorie, conviene buttare un po' benzina, no? Tanto ce n'è tanta, voglio dire, meglio bruciarne. Mi sono portato su Warrior che sta raggiungendo Alex. Adesso i primi due hanno fatto dei tempi un po' più alti, 42 alto per Signo e 43 e basso per Dorso, mentre Macros e Michael Pink sotto il 42. Quindi si è un po' invertita la situazione. Magari mi sentono un po' delle gomme consumate. No, chiedo scusa, Dorso 42-0, mi sono sbagliato a leggere. Quindi molto veloce. Allora dillo. No, ho letto male. Sono un po' raffreddati in pista, eh. Quindi alla fine la McLaren non ha avuto quel vantaggio che ci aspettavamo. No. Davanti i primi due hanno la penalità praticamente identica, hanno 5 secondi e mezzo, se non ho visto male, entrambi, quindi non saranno le penalità a regolarla. E Ispanico 41-2 ci è sfuggito, giro veloce. Con che macchina? È la Cerbera. Cerbera? Sì, sì. E mi sa che tutti hanno preso penalità in questo momento della gara, sì. Sì, sì. Con Macros 250, penalità più bassa. Però ti devo dire che in questo momento non so se Ale è uscito bene. Che casino, male. Che casino!
casino tra Zaffo e Gemello, scusami, Cristian. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Ma in a lungo Ale ha recuperato qualcosa su Macross che ha la Porsche. Ma sarebbe davanti interessante sapere situazione... quanto si impiega per fare la sosta. Perché per ora Dorso ha 32 secondi di vantaggio. Chissà se saranno sufficienti a restare davanti a Signo. E sto guardando il distacco da un giro a questa parte e rimane sempre quello. Dicevo, la cosa interessante è il fatto che mentre i primi due hanno la penalità uguale, Michael Pink ha 2 secondi in meno, 3 secondi. E poi abbiamo in quarta posizione Alex che ha 1 secondo, quindi 2 secondi in meno da Michael Pink. E quindi c'è anche il gioco dei distacchi che bisogna vedere alla fine come sarà. Michael Pink sembra un po' lontanino. Occhio l'errore, sì. Michael Pink. Ha perso un po' l'auto, ma ha recuperato subito. Io sono rimasto un attimo su Ale, che ha 2 decimi praticamente incollato a Macross. E Dorso e box. Prima sosta, quindi. Prima sosta al 17° giro. E io vado su quasi Signo. 18°. E Signo affronta ora l'ultima curva. Mi sembra abbastanza vicino. Boh, vediamo. Sì. Riparte ora Dorso. A me sembrava che si dovesse ancora fermare dalla mappa, invece. Davanti. Sì, sì, decisamente davanti. Abbondantemente. Oh, Signo al 26% di carburante. Vabbè, ma tra poco dovrà fare la seconda sosta, quindi... No, per forza. Anzi, gli conviene farla subito, secondo me. In modo da non avere delle gomme fredde poi quando... Ma Dorso aspetta l'ultimo giro. Erroraccio di Dorso. Secondo me sfrutta fino all'ultimo il basso carico e... Quello, sì. Così tiene il distacco. E sarebbe intelligente. Fermarsi al box significa anche perdere un attimo la concentrazione. E intanto Michael Pink ha preso 1 secondo di penalità e anche Warrior 1 secondo di penalità in più. Quindi abbiamo 4 e 2 di penalità per gli inseguitori. Sì, Warrior perché ha preso una superato. Penalità per... infatti, secondo me per superare superato Alex. Alex. Non sembra avere il passo di Warrior Alex, però se riesce a stargli dietro e a meno penalità potrebbe rubargli la posizione alla fine dei giochi. Gemello appena si era affiancato a Macross, il gemello quella da giù. Signo box, seconda sosta. E forse è rientrato anche Dorso? Dorso, sì, anche Dorso, entrambi ai box. Mi sembra distanti. E i giochi qua mi sa che sono belli che chiusi, a meno di errori clamorosi. E quindi abbiamo Michael Pink primo, che sembra averne, però deve ancora fare la sosta. Sì, sì, Michael Pink, Warrior Alex devono ancora fare la sosta. Ottimo. Sì, sì. E ora Dorso deve guardarsi da ispanico. Che proprio penalità. Ha qualche secondo in più.
3 secondi. Sì, è Un poi po' impossibile. con meno di 3 giri. No, no. La vedo dura. Meno che non sia un errore. Poi c'è Emilia abbastanza solitario. Yuri, Zaffo. Ritorno su Giamello. Siamo un po' in un sandwich tra Macross ed Ale, che lo segue. Michael Pink rientra. Ha fatto, sembrava la finta, hai visto? Sì. Sembrava entro, non entro, poi alla fine è entrato. Invece gli altri due inseguitori continuano, probabilmente si fermeranno al prossimo giro perché poi non c'è più possibilità. Gemello lungo, frena sull'erba e finisce dritto. Peccato. Penultima posizione. Esce ora Michael Pink. Sesta, settima posizione, sì. E ora Michael Pink se la Davanti a deve vedere Yuri e con dietro Warrior e Emilia. Alex, eh? Che hanno meno penalità di lui. Aveva un bel vantaggio Michael Pink Sì, rispetto ai no, due. era davanti, però aveva 2 secondi e 250, mi pare, di penalità, per cui se loro riescono adesso a ricucire con la macchina un po' più leggera, potrebbe essere interessante. Scusa, 2.750, in più di penalità. Ragazzi, adesso dovremmo vedere tutte le macchine che si fiondano in box. Intanto rientra Perché Warrior, Alex. eccoli infatti. qua. Signo passa in testa di Sa che è nuovo. successo qualcosa dietro, eh? Yuri ha fatto un lungo. Dopo la scari. Ed ecco Dosso secondo. Quindi Spanico terzo, Uh. sì. Che ha fatto una scalata assurda. 2,9 di motore danno. Immaginavo. Ho Ai. sentito i pistoni che facevano pietà. Intanto Mili in quarta posizione è uscito, cioè Michael Pink è uscito dietro di lui. Sì, eh. Ma già dal Ottimo, giro Mili. prima. Che però ha 6 secondi di penalità, 6.750, Michael Pink 2 secondi in meno, quindi stando così le cose Sì. Michael Dovrei Pink arriverà davanti a stare lui. Sì. sotto i 2 secondi. E poi c'è Warrior dietro Michael Pink che ha 2 secondi di penalità, per cui sarà per forza davanti a Michael Pink. Io mi sposto un attimo sul primo per vedere il taglio del traguardo. Signo aveva la penalità, non mi Sì, ricordo. Spanico. Sì, almeno 5 Sì, secondi aveva. Però però. No, no, intendo l'handicap, anche scusatemi. dorso. Ah, no, Ah, l'handicap no. ok. Né lui né dorso. Quindi il primo che ha preso l'handicap è Michael Pink, che aveva l'handicap. Sì, Michael Pink era il primo. Che è seguito da Warrior. E Ispanico ha Anche lui fatto un bel aveva. terzo posto con l'handicap. Ispanico? Sì.
Ah. L'ispanico non me l'ho dato l'handicap, eh? No, perché gli vedevo 10 secondi di penalità. Forse... Ah, no, no, no. No, no, ispanico, il primo senza handicap. Ho sbagliato io. Ah, ok. Se no avrei fatto una gran gara con l'handicap. Ma Signo, neanche Signo, il primo con l'handicap è Michael Pink, eh? Sì. Il primo senza handicap ispanico, poi c'è dietro di lui Signo in classifica. Ma dici la classifica della gara? Warrior. No, no, la classifica la classifica generale. Farò un passo avanti Signo stasera. Ha fatto punti pesanti. Però la scorsa gara ne ha perso, Comunque Michael Pink aveva 24 punti di vantaggio su Signo. Comunque Michael Pink ha fatto un quinto posto, eh. Allora, Signo ormai l'ha passato il traguardo. Chi rimane? Rimane Bergamo Box. Questo sta... Che passa ora? E finisce così. Io direi un attimo di chiamare a Signo, ormai è un appuntamento fisso Signo. Ah, non mi dai. È stato quasi costantemente il più veloce. Sì. Con una macchina che paga di motore. Buonasera Signo. Buonasera. A voi. Buonasera. Tutto bene ragazzi? Beh, oggi non hai sbagliato niente. No, e oggi volevo vincere, stop. Bella gara, veramente. No, non c'era un sium, ma oggi dovevo, punto e basta. Anche perché quando, se non ho l'handicap, l'unica cosa che devi fare è vincere, punto e basta. Altrimenti già sono indietro in classifica, anni luce. Era l'unico modo per tornare su. Guarda, tu ogni volta devi fare brutte figure. Io ogni volta che dico sta pista è da motore, la Cerbero non tiene il confronto con le altre, tu arrivi, boom, e vinci con la Cerbero, fai il giro record. Ma mi è toccato fare la Cerbero senza lettoni, vabbè. Hai visto che non c'è il l'unico trucco. Senza lettoni, no? Hai visto che c'è il ero senza ali. Sì. Mi pare di aver visto tante. Quindi non è una sì, non ma è una Red quasi Bull tutte. Perché non no, ce no. Le ha. Comunque quasi tutte avevano le senza, erano senza obbligate. Anche ispanico e Zaffa. No, sì, no, ma era se no è impossibile battagliare con quell'altri. Era impossibile. Non ce la facevi. Con le ali ce l'avevo in 42 alto. Senza ali è un altro passo. Rischiavo tanto perché ho preso una baracca di penalità, però poi ho avuto tanta fortuna alla prima curva e non so cosa sia successo, ho visto una macchina volare per aria, non so che sia successo. Ispanico. Sì, c'era ispanico, stava ingroppando un'altra macchina. No, veniva ingroppato, sì. Me la sono vista passare sopra, non so che è successo. E comunque ispanico, nonostante alla prima curva era praticamente in retromarcia, è arrivato a terzo. Ha fatto sì, il giro ma veloce. Realtà come passo si era io, ispanico e Sasa dorso duro. Se erano noi tre che se si partiva insieme, se si arrivava praticamente a pari. Perché come passo si era lì. No, di passo ero 41 fisso. Però mi sono divertito. Perlomeno una gioia dopo Road America e sono arrivato il giovedì praticamente. L'importante è sempre quello, l'importante è che ti sei divertito, perché comunque
Si gioca soprattutto per questo, per divertirsi. Sì, no, ora Ma sentivo il gruppo, adesso c'erano discussioni, alla prossima sarà il Nürburgring GP sul bagnato. E tu no, è Hohenheim in bagnato. col punto. Non è bagnato? Ah, ok, è Hohenheim in bagnato, scusa. bagnato, sì. Col punto di domanda avrai la penalità. Io il no, sicuramente ho l'handicap, sicuramente. L'handicap dovrebbero averci Sarà. di Michele, Angelo. Mili. Io e forse Ah, Ispanico. Michele. Ispanico o Davis? Michele sarebbe Michael. Sì, Michael Pink, sì. Però Con la siamo sul bagnato, pioggia. quindi essendo sul bagnato, bene o male, l'handicap non so quanto potrà influire, quindi Dici. non lo so, Sì, non ne ho idea. in teoria ser ne servirebbe di più di grip sul bagnato. Appunto. Quindi se te ne Bisogna togli provarlo. ancora. Boh, ora vediamo. È Non ne ho bello. minimamente idea. Voglio proprio vedere Non ne ho come minimamente idea. funziona. Perché su forza funziona tutto al Ti aggiornerò contrario. in settimana quando provo. Va bene. Tutto bene, ragazzi. Quindi, alla prossima. Mi sembri abbastanza soddisfatto del risultato ottenuto. Mi sembri anche Sì, tranquillo, che no, non no, te ma. la No, sei. Sembra neanche che non te la sei neanche sudata, quindi vabbè. no, ho detto. Oggi l'avevo già detto anche a Warrior, ad Angelo. Oggi volevo vincere, punto e basta. C'era un se, non c'era un se, né se né ma. Sono partito per vincere, non mi interessava nient'altro. Punto, cioè, sapevo, avevo il passo per vincere e volevo vincere. Stop. Quindi ho Vabbè, dai, provato ti ad avere sempre pista libera. Tutto bene, facciamo ragazzi. ancora i Vi saluto. complimenti, dai, alla Bravo, prossima bravo. Alla allora. prossima. Alla Vi prossima con saluto, ragazzi. l'handicap Buona serata. allora, eh. Ciao Dai, ciao, buona grazie. serata. Ciao, ciao. Ciao ciao. Ronald, per caso Quindi, come sappiamo quale sempre. sarà la prossima gara? Perfetto. Hockenheim bagnato. Ok. Allora, che diciamo, E ragazzi, siamo agli la. sgoccioli. Eh sì. Quante ne mancano? Mi sa 3. Ho controllato prima, ora non mi ricordo. Perdonatemi. Vabbè, ma Comunque questa un volta 3, ti massimo perdoniamo. 4 ne mancano, E questa volta ti inclusi a perdoniamo. Hockenheim. Ti perdoniamo È giusto, ma io devo andare sempre con le attenuanti. Il controllo e ogni Arrivederci, volta grazie. diciamo quello Cosa. che diciamo all'inizio viene smentito. Sì, esattamente. La prossima Sì, volta ma do zaffo per pista da dente. motore, Pista da motore, McLaren. La prossima volta funziona do completamente al zaffo per contrario. dente, così o la vince o indovino io. Ma adesso tu fatti tutti i calcoli dell'handicap sul bagnato. Funzionerà al contrario di come ti pensi. Esatto. Per il suo forza funziona così. Vabbè, non dico niente Beh. perché tanto le sbaglio sempre. Quindi, Vediamo la ok. prossima. Dai. Ragazzi, direi di salutarci qua. A Sì. lunedì Quindi ci prossimo. vediamo alla Direi. prossima. A lunedì. Ciao ciao. Alla prossima!